PM di Palermo hanno interrogato 5 delle 17 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta della finanza che ha svelato un comitato d'affari che pilotava appalti pubblici e intascava fondi europei destinati all'ente di formazione CIAPI. Giacchetto respinge le accuse. 13 anni di reclusione per Giuseppe De Rubeis, imputato per l'omicidio avvenuto l'agosto del 2009 di Giuseppe Adorno a Porto Empedocle. Dopo l'ecomostro di Scala dei Turchi, giù gli scheletri scempio sulla spiaggia di Lido Rossello. L'intervento di Mariella Lobello, la soddisfazione delle associazioni Mare Amico e Legambiente. Festa per l'elezione di Balsamo a sindaco di Licata, presente il deputato regionale Enzo Fontana. Ben trovati al TG 98, si prevedono nuovi e sorprendenti sviluppi nell'ambito dell'inchiesta contro la corruzione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, sfociata nell'arresto di 17 persone accusate a vario titolo di associazioni a delinquere e corruzione e al coinvolgimento di diversi politici. Tra questi spiccano gli ex assessori regionali Luigi Gentile di Agrigento e Gianmaria Sparma di Lampedusa. L'indagine sarebbe solo all'inizio e secondo alcuni potrebbe addirittura portare a disvelare una grande tangentopoli siciliana. Vediamo. Si è difeso negando ogni colpa Fausto Giacchetto, il project manager ritenuto la mente del comitato d'affari che si sarebbe appropriato di 15 milioni destinati all'ente di formazione CIAPI e avrebbe pilotato diverse gare d'appalto per la gestione della comunicazione dei grandi eventi siciliani. Giacchetto, arrestato insieme a 16 tra ex assessori politici e dirigenti regionali, ha risposto per 4 ore alle domande dei PM, sostenendo tra l'altro che 11 dei 15 milioni dati al CIAPI sarebbero stati destinati all'assunzione di oltre 200 persone incaricate di collocare nel mondo del lavoro 1.500 giovani in realtà mai assunti. Giacchetto dunque si è difeso su tutti i fronti nel corso dell'interrogatorio che si è svolto in carcere davanti al giudice per le indagini preliminari Luigi Petrucci e alla presenza dei pubblici ministeri Maurizio Agnello, Pierangelo Padova e del difensore Giovanni Di Benedetto. Giacchetto ha spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo nel mondo della comunicazione, un mondo in cui avrebbe costruito rapporti personali e di amicizia con politici e burocrati, senza ricevere nulla in cambio, ha sottolineato l'indagato, mai corrotto nessuno, pagato tangenti. Sui suoi affari andate a gonfie vele, solo bravura, tanto ammesso. Giacchetto ha ammesso di avere versato contributi elettorali, tutti fatti con bonifici e giustificati sempre in nome di quei rapporti personali con alcuni politici a cui non avevo niente da chiedere. Il manager ha respinto le accuse di corruzione e turbativa d'asta. I soldi, a detta di Giacchetto, sarebbero stati spesi sempre nell'interesse del CIAPI stesso e rispettando le regole. Altri, non lui, hanno gestito malamente l'ente di formazione trasformandolo in uno stipendificio. Giacchetto ha più volte difeso la moglie Concetta Argento e la segretaria Stefania Scaduto, che nulla c'entrerebbero in tutta questa storia, seppure secondo lui lecita. Alle domande dei PM ha risposto anche l'imprenditore Pietro Messina, che avrebbe fatto qualche ammissione, mentre un altro imprenditore, Luciano Muratore, avrebbe sostenuto di avere regolarmente fatturato i servizi resi al CIAPI. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece l'esponente del PID, Domenico Di Carlo. 13 anni di reclusione è la pena alla quale è stato condannato dal GUP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella Giuseppe De Rubeis, 29 anni di Porto Empedocle, imputato per l'omicidio dell'ex compagno di scuola Giuseppe Adorno, scomparso il 24 agosto del 2009 e trovato cadavere 2 settimane dopo. Il pubblico ministero Giacomo Forte aveva chiesto l'ergastolo. Il GIP del Tribunale di Agrigento Alberto Davico ha disposto su richiesta
del sostituto procuratore della Repubblica Andrea Maggioni il sequestro preventivo di beni per un valore di 580.000 euro nei confronti di Gioacchino Cutaia, 67 anni, esercente di un'attività di commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici a Canicattì. L'uomo è finito sotto inchiesta per evasione fiscale e il valore dei beni sequestrati è equivalente all'imposta evasa. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Agrigento. Demoliti ieri gli ecomostri di Lido Rossello, l'intervento dell'assessore regionale Mariella Lobello, segnale importante, c'è una nuova cultura ambientale. Vediamo il servizio di Nicolò Giangreco. Ruspe ancora in azione, una decina di giorni dopo l'abbattimento dello scheletro che sorgeva sulla spiaggia della Scala dei Turchi. La demolizione degli ecomostri di Lido Rossello, che per un ventennio hanno deturpato la spiaggia accanto alla Scala dei Turchi, rappresenta un'altra pagina storica nel contrasto all'abusivismo in Sicilia e un segnale importante verso una nuova cultura della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Così l'assessore regionale al territorio ambiente Mariella Lobello commenta la demolizione avvenuta ieri dopo due settimane dall'abbattimento dell'ecomostro di Scala dei Turchi dei tre scheletri di cemento armato costruiti abusivamente sulla spiaggia di Lido Rossello a Real Monte. Mi auguro adesso che altri comuni siciliani, aggiunge l'assessore Lobello, che proprio la settimana scorsa ha presentato il primo rapporto sull'abusivismo edilizio in Sicilia, diano seguito alle ordinanze di demolizione. È anche previsto il commissariamento degli enti locali che non rispettano le norme sulla tutela ambientale. Con una circolare inviata ai comuni stiamo tentando di accelerare le operazioni di acquisizione al demanio delle strutture abusive ancora non demolite dai proprietari, altrimenti saranno gli uffici regionali a denunciare omissioni all'autorità giudiziaria. Il contrasto all'abusivismo edilizio e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sicilia, conclude l'assessore Lobello, sono tra le priorità della giunta regionale, che vede il territorio come la nostra principale risorsa da tutelare e promuovere in chiave di sviluppo turistico ed economico, incoraggiando attività produttive ecosostenibili. Anche l'associazione ambientalista Mare Amico plaude all'azione della Procura e coglie l'occasione per evidenziare la vicenda legata all'inquinamento ventennale delle acque del mare di San Leone. Lega Ambiente esprime grande soddisfazione. Quello che arriva dalla Sicilia con questi abbattimenti di Real Monte è un segnale di notevole importanza, dichiara il presidente Mimmo Fontana. A Grotte i carabinieri hanno segnalato a piede libero alla procura di Agrigento una donna CG, le sue iniziali, soppresa nel corso di una perquisizione domiciliare in possesso di 1300 cartucce di vario calibro e circa 170 grammi di polvere da sparo detenuti illegalmente. Risponderà del reato di detenzione illegale di munizionamento. Torna libera la giovane riberese Valentina Rizzo, tratta in arresto il 9 maggio scorso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice Morosini. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Palermo, Cesare Vincenti, il quale ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Simona Laverde. La Rizzo era stata tratta in arresto a seguito di un episodio di tentata rapina avvenuto nella via Celso a Palermo il 29 settembre del 2012 e denunciata dalla persona offesa. L'identificazione della Rizzo è avvenuta attraverso la visione delle immagini estrapolate dalle telecamere installate nella zona in cui si sarebbe consumata la rapina. La Rizzo, in presenza dell'avvocato Laverde, ha chiarito la propria posizione processuale e ha ottenuto la remissione in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari.
La Guardia di Finanza di Sciacca ha arrestato due impedoclini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti Giuseppe Angarussa e Gino Mendola, entrambi trentenni, pregiudicato il primo, incensurato il secondo. I due sono stati bloccati per un controllo lungo la Fondovalle Sciacca-Palermo. I finanzieri, a seguito della perquisizione dell'auto sulla quale viaggiavano, hanno rinvenuto 100 grammi di hashish. Al termine dell'udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Sciacca, Roberta Nodari, ha applicato le misure cautelari degli arresti domiciliari a Angarussa e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza a Mendola. Presentato all'Assemblea regionale un disegno di legge a sostegno dell'attività edilizia. Primo firmatario il deputato dell'UDC Lillo Firetto. Sentiamo. Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'attività edilizia è il titolo del disegno di legge. Primo firmatario il capogruppo DC all'Arsi Lillo Firetto, che è stato presentato all'Assemblea regionale siciliana per contrastare l'aggravarsi della crisi economico-finanziaria in ambito edilizio. Il contrasto avviene attraverso la previsione di una proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori edili fissati in massimo un anno per l'inizio dei lavori e 3 anni per l'ultimazione degli stessi, decorsi i quali il permesso decade. Molte imprese del settore trovano difficoltà nel rispettare i termini previsti dai permessi di costruire e in particolare quello di ultimazione dei lavori a causa della forte contrazione delle vendite degli immobili. In questo particolare momento storico di difficoltà economico-finanziaria, le imprese edili non possono sopportare ulteriori aggravi, dichiara l'onorevole Lillo Firetto. Il disegno di legge prevede che, su richiesta dei soggetti interessati, vengano prorogati di 2 anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente normativa e ancora in corso alla medesima data. La norma verrà applicata anche ai termini in corso che sono già stati oggetto di precedente proroga. La disposizione si estende anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività DIA e alle segnalazioni certificate di inizio attività SCIA presentate fino alla stessa data. In questa maniera, conclude Lillo Firetto, l'autorità amministrativa competente concede la proroga sulla base della semplice richiesta del soggetto interessato, senza necessità di attività valutativa. La delibera è stata votata. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Licata hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di Alessio Gueli, 26 anni, pescivendolo, già noto alle forze dell'ordine. Lo stesso è stato condannato ad una pena definitiva di 2 anni e 1 mese di reclusione per detenzione di armi e di sostanze stupefacenti in concorso, reati commessi in Licata tra il 2009 e il 2011. L'arrestato, espletate le preliminari formalità di rito in caserma, è stato associato dai carabinieri alla casa circondariale di Agrigento per scontare la pena. Controlli antidroga dei carabinieri della compagnia di Cammarata. A San Biagio Platini è stato arrestato e tradotto al Malaspina di Palermo un minorenne di 17 anni. MCA sono le iniziali del nome, sorpreso in possesso di 51 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronti per lo spaccio. A San Giovanni Gemini un 22enne di GG è stato denunciato perché sorpreso in possesso di un coltello a serra manico di 17 centimetri ed è stato segnalato come assuntore di droga perché in possesso di 2 grammi di marijuana. Ancora a San Giovanni Gemini è stato segnalato come assuntore un 23enne in possesso di 1 grammo di hashish.
Il GUP del Tribunale di Agrigento, Ottavio Mosti, ha condannato a 2 anni di reclusione Angelo Gino Danna di Favara, accusato di lesioni personali ai danni del compaesano Giuseppe Morreale. I fatti risalgono al 6 febbraio scorso, quando tra i due sarebbe scoppiata una lite per futili motivi. Ad un tratto Danna avrebbe raccolto da terra una bottiglia di vetro, l'avrebbe rotta e avrebbe ferito il compaesano, sfregiandolo al volto. Nuova operazione di soccorso nella notte nel canale di Sicilia, tratti in salvo dalla Guardia Costiera, 45 migranti che erano a bordo di un gommone di 10 metri alla deriva. Gli extracomunitari, tra cui 9 donne ed un minore, sono stati presi a bordo da 2 motovedette e condotti a Lampedusa, dove sono giunti stamane. La Procura della Repubblica di Sciacca ha sequestrato il viadotto Carabollace, teatro negli ultimi mesi di diversi gravi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. Il provvedimento è scattato nell'ambito del procedimento a carico di soggetti noti tra dirigente e funzionari dell'ANAS, indagati per il reato di omicidio colposo in relazione all'incidente avvenuto sul viadotto il 30 maggio scorso, in cui perse la vita Alessio Spitaleri. L'europarlamentare Salvatore Iacolino, a proposito delle inevitabili ripercussioni sulla tenuta del governo Letta dopo la decisione della Consulta di respingere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sul mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'ex Premier Silvio Berlusconi a comparire nell'udienza del processo Mediaset. Per questo bisogna agire in fretta per rilanciare l'occupazione, trovare rimedio al sovraffollamento delle carceri e all'emergenza immigrazione. Sentiamo l'intervento di Iacolino. Non v'è dubbio che la sentenza della Corte Costituzionale che ha riguardato il Presidente Berlusconi avrà certamente una sua influenza nei confronti della vita politica italiana, così come nei confronti della stessa sorte del governo. Per questo bisogna agire in fretta con un impulso forte. C'è un tema concreto che riguarda i giovani, con risorse definite che stanno per essere recuperate anche attraverso un contrasto più deciso nei confronti dell'evasione, della frode fiscale, del riciclaggio, ma c'è l'esigenza di trovare rimedi al sovraffollamento carcere. Le misure di questi giorni vanno in questa direzione, così come c'è l'esigenza di condividere gli oneri, sopportare gli oneri con gli Stati membri, secondo un principio di responsabilità e di solidarietà a proposito dei flussi migratori irregolari e clandestini. Altro tema significativo sul quale bisogna lavorare con un gioco di squadra: Parlamento europeo, governo nazionale debbono essere indirizzati rispetto a quell'esigenza di assicurare una solidarietà effettiva e non di facciata ad un tema, quello dell'immigrazione irregolare, che è molto spesso peraltro in mano al crimine organizzato. C'è anche il nome del capo della Procura della Repubblica di Agrigento, Renato Di Natale, nella lista di 50 magistrati che si sono candidati a coprire il ruolo di procuratore capo di Firenze, quando nei prossimi mesi l'attuale titolare Giuseppe Quattrocchi lascerà per andare in pensione. Festa alla Parnaso per l'elezione di Angelo Balsamo a sindaco di Licata. Ad accogliere il nuovo amministratore anche l'esponente del PDL Enzo Fontana. Alla festa ha partecipato anche Aurelia Urso, giovanissima laureata in biologia, che è stata tra le donne più votate al Consiglio Comunale. Vediamo. Onorevole Fontana, torna a Licata per raccogliere anche un risultato positivo che ha visto l'elezione a primo turno, non succedeva da anni qui a Licata, di un candidato del centrodestra, espressione del Popolo della Libertà. E che risultato è stato per voi? Ve l'aspettavate? C'è stato, diciamo, quello che il consenso che avete sempre avuto a Licata come Popolo della Libertà si è confermato in questa città?
Questo è un risultato che francamente noi ci aspettavamo, e non lo dico col senno di poi, lo dico con la convinzione e la certezza di chi ha lavorato per tanti mesi per costruire assieme a tanti altri amici i sindaci della nostra provincia. Noi abbiamo riscosso diversi risultati, vedi Ravanusa, vedi Grotte, vedi San Giovanni Gemini, Calamonaci e tanti altri paesi dove abbiamo vinto tra l'altro con un grandissimo successo, ma Licata è il paese più grosso dei 17 comuni dove si è votato, per cui le attenzioni maggiori sono state rivolte proprio a questa città. E devo dire che è stato molto bravo il nostro candidato sindaco Angelo Balsamo, che ha lavorato da più di un anno che lavora per costruire la sua candidatura. È stato veramente bravo, è una persona all'altezza del compito. I licatesi si sono convinti che il migliore candidato di questa competizione elettorale era proprio lui, e lo hanno votato a mani basse nonostante i 5 candidati in campo, quindi non è facile in queste condizioni. Lei ha detto bene poco fa, finalmente dopo tantissimi anni Licata elegge un sindaco a primo turno, non è cosa di poco conto, vincere a primo turno è sempre un grande risultato ed è un grande riconoscimento alla persona, al partito, a tutta la coalizione. Quindi quando ci si mette assieme e quando il centrodestra è unito, i risultati sono proprio questi che abbiamo ottenuto a Licata. Adesso comincia la seconda fase, la fase 2, che evidentemente è quella più difficile, è quella del governo di una città che ha tantissimi problemi come ce l'hanno tante altre realtà, di una città che ha anche un disavanzo nel bilancio, per cui bisogna anche lavorare per risanare questo disavanzo e per dare le risposte che i cittadini si aspettano da tanti anni. Per gli anziani, quale politiche, soprattutto insomma, per tutti gli anziani, non siamo alla Parnaso, naturalmente sappiamo che la Parnaso può diventare anche una risorsa incastonata in quelli che sono i servizi sociali di questa città. Ma sicuramente la Parnaso già è una dimostrazione di come si possa fare bene. La Parnaso, quando è stata la dottoressa Pira a iniziare a gestirla, aveva una situazione certamente non tra le più floride, e poco fa la dottoressa nel suo intervento ha detto un grazie enorme a tutti i dipendenti che hanno lavorato lungamente in condizioni economiche sicuramente non belle, ma di grave difficoltà, e oggi la Parnaso è una realtà di cui Licata può andare sicuramente orgogliosa. A Porto Empedocle domani alle ore 18:30 presso la Torre Carlo V il sindaco Calogero Firetto inaugurerà la mostra d'arte contemporanea Memorie vedute laterali e oblique, personale dello scultore Giuseppe Agnello, organizzata e promossa dal Comune di Porto Empedocle, dall'Assessorato regionale dei beni culturali, con il patrocinio della Fondazione Camilleri e dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 21 fino al 30 dicembre 2013. Il visitatore avrà accesso libero anche alle fosse della torre con la sala cannoniera e agli spazi espositivi della sovrintendenza. E sempre domani, sabato 22 giugno, nell'ambito della 12ª giornata nazionale del sollievo, su iniziativa dell'unità operativa Ospice Clinica del Dolore dell'ospedale di Agrigento, diretta da Gerlando Alongi, coadiuvato dalla psicologa Carmelinda Scalia, è stata organizzata la passeggiata del sollievo. Il riferimento alle terapie contro il dolore e alla sensibilizzazione in materia. Si parte alle ore 9:30 dal posto di ristoro nella Valle dei Templi e si procederà fino al giardino della Colimbetra. Partecipano tra gli altri l'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo e la presentatrice TV e medico Livia Azzariti.
Per lo sport, il calcio, il Mussomeli, in prospettiva del prossimo impegnativo torneo di promozione, ha iniziato la propria campagna acquisti e annuncia 3 colpi di sicuro effetto. Il presidente Salvatore Petruzzella metterà a disposizione del proprio tecnico Sapia l'ex difensore centrale del San Giovanni Gemini, Salvatore Lobianco, Gioacchino Privitera, ex Camarat e Raffadali, e l'ex camaratese Marco Di Piazza. E per la nostra programmazione, vi ricordiamo, questa sera alle ore 21 andrà in onda una nuova puntata della trasmissione Nella Stanza di. Ospite di questa settimana è Gaetano Pendolino, direttore del distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, mentre in seconda serata, intorno alle ore 23:20, ritorna Visti da Vicino. Argomento della puntata: fede e testimonianza, padre Gerlando Re di Cianciana, con ospiti in studio. Bene, proprio tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.trs98.it. Grazie per averci seguito, vi lascio con le previsioni meteo. Previsioni per oggi: nel pomeriggio a nord bel tempo con cieli sereni, a sud bel tempo con cieli sereni. In serata a nord bel tempo con cieli sereni, a sud bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani: al mattino a nord soleggiato con poche nubi, a sud bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio a nord bel tempo con cieli sereni, a sud bel tempo con cieli sereni.